Abbiamo parlato nei giorni scorsi insieme con il sociologo Franco Ferrarotti a proposito del suo libro L'uomo di carta, l'archeologia di un padre, edizioni Marietti, e quest'oggi ritorniamo a parlare con Franco Ferrarotti con estremo piacere. Ricordiamo, Franco Ferrarotti è professore emerito di sociologia all'Università di Roma La Sapienza e direttore della rivista La Critica Sociologica, e insieme con Abbagnano, e mi piace ricordare questo, ha ideato i quaderni di sociologia che poi ha diretto fino al 1967. Franco Ferrarotti, bentornato nel posto delle parole. Bene, bene, sono molto contento. Bene, speriamo di essere di nuovo nella sua contentezza ancora questa volta per raccontare di una parola importante, perché è la parola che avrebbe dovuto essere raccontata. La parola futuro è talmente importante, ma soprattutto oggi naturalmente si ha la memoria corta, ma bisogna ricordare nel 1909, prima della prima guerra mondiale, a Parigi, sul Figaro, il grande giornale della buona borghesia francese, e Filippo Tommaso Marinetti addirittura spendeva questa parola, pubblicava il manifesto del futurismo. Un momento, ciò che va dimenticato ed è dimenticato, molta gente lo dimentica troppo spesso, c'è un paradosso iniziale, fondamentale: il futuro ha un cuore antico e il futuro lo si può progettare soltanto comprendendo e studiando, scrutando il passato, cercando di capire il proprio presente, e allora si può forse immaginare e progettare il futuro. Il futuro, in altre parole, non è mai scontato. Il futuro non è una fatalità cronologica. Perché? Ma è semplice, e oggi, facendo buon uso della crisi che ci affligge, perché anche le grandi crisi, le crisi fanno soffrire, ma squarciano e quindi rivelano, le emergenze fanno emergere le verità fondamentali. Qual è la verità fondamentale? L'uomo non è un dato, è un processo, è un progetto, è una responsabilità per l'uomo. Non c'è un futuro garantito, il futuro è ciò che noi facciamo del presente. E oggi va detto questo, soprattutto perché, guardando i giovani e anche i meno giovani, e quelli, diciamo, che come me pensano di essere ancora giovani e non lo sono più, oggi troppo facilmente si vive nell'immediato, perché la comunicazione elettronica, che è stupenda, meravigliosa, in tempo reale, si può comunicare tutto a tutti, anche in Australia, eccetera, al di là degli oceani, purtroppo c'è poco da comunicare, quasi niente da comunicare, perché non si vive nel puro immediato, nel presente, non si vive nella pura spontaneità, perché l'autenticità vera dipende dal futuro vero che portiamo dentro di noi, vale a dire il viaggio più difficile, quello che noi possiamo forse compiere verso e dentro noi stessi. Quindi il futuro è un progetto, è una responsabilità, ha un cuore antico, e guai a chi dimentica il proprio passato, pregiudica il proprio avvenire e quindi il proprio futuro. Franco Ferrarotti, lei ha detto più volte una parola importante quando ha detto futuro, ha detto la parola antico. Io sono sempre stato molto curioso di questa parola, perché nella parola antico, se uno va al significato originale, antico ha quella parola dentro ante, cioè quello che sta avanti. Ora, se già nella parola antico c'è qualche cosa di futuro, credo che qui ci sia molto da dire. Sì, lei ha ragione, completamente, non solo, ma c'è una tensione permanente che ci dice l'errore in cui siamo caduti quasi tutti. Oggi la tecnica, la scienza, e la tecnica come scienza applicata è importante, ma attenzione, noi siamo vissuti negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, dopo la seconda guerra mondiale, noi siamo vissuti in una presi, immersi in una contraddizione.
una componente tecnica, tecnologica, a portata planetaria, e gruppi dirigenti, sia governanti, politici che influenzanti, sacerdoti, professori, giornalisti, intellettuali, che invece invocavano il ritorno quasi per una reazione istintiva di autoprotezione, il ritorno al proprio orticello, invece di fare ponti, costruire i ponti, legami, capire la natura ormai unitaria della famiglia umana su scala planetaria, pensavano e costruivano, alzavano muri. Noi italiani, no, non ci sono più, questo è straordinario. Cioè, nella parola antico c'è questo desiderio, questo bisogno di capire che la tecnica è un valore, per carità, è un grande valore. Ci dà l'acqua calda, fatto le fognature, perché oggi la tecnica, la scienza ci dice in fondo quanti sono i colpiti da questo virus misterioso, questo grande nemico. Cioè, questo virus misterioso, la vera globalizzazione, la fa lui, il virus, ci ricorda che nessuno si salva da solo, ci ricorda il grande valore della solidarietà umana al di là delle differenze, delle peculiarità, dei contrasti religiosi e culturali. Questo è interessante. Ma perché d'altra parte, qual è il limite profondo, però il limite invalicabile della tecnica? La tecnica è un valore, ma un valore strumentale. L'errore in cui siamo caduti, e se vogliamo costruire il futuro ci dice di non ripeterlo, è quello di credere che la tecnica sia di per sé risolutiva. Per niente, perché la tecnica è una perfezione priva di scopo, ha la capacità straordinaria di controllare l'esattezza interna delle proprie operazioni, ma non ci dice nulla da dove veniamo, dove siamo e dove stiamo andando. Nelle mani, noi abbiamo creduto troppo nel fare per fare. Ci siamo consegnati alla tecnica pensando che la tecnica avrebbe risolto in maniera quasi indolore i problemi. Niente affatto. La responsabilità umana, la storia non ha un libretto, non ha delle scadenze precise. Lo storicismo assoluto che ha dominato la cultura italiana dello scorso secolo parlava delle fasi negative come delle breve parentesi. La storia non ha un libretto, è soltanto una grande responsabilità degli uomini e delle donne che la vivono giorno per giorno. E io credo che da questo punto di vista bisognerebbe oggi imparare a fare buon uso anche di questa tragica crisi, cercare in altre parole di comprendere che in fondo il fare per fare può definire l'animale, ma non l'uomo, non la donna, non l'essere pensante. Dovremmo riuscire a comprendere come occorra ormai sviluppare, sì, ma non confondere lo sviluppo ordinato e omogeneo, relativamente omogeneo, con la caotica espansione. Noi dovremmo riuscire a capire ciò che Adriano Olivetti non si stancava di dirmi: a misura d'uomo, industrializzare senza disumanizzare. Alla ripresa dopo questa tragica crisi piena di insegnamenti, credo che l'umanità dovrà almeno riscoprire due punti. Primo, il senso del limite. Secondo, la solidarietà non solo fra individui, ma fra le nazioni, fra le culture, il dialogo interreligioso e interculturale. E infine la musica del silenzio. Il silenzio come premessa al grande viaggio dentro noi stessi. Io mi auguro che ciò possa avvenire senza dover piangere troppo i morti e i moribondi che ci affliggono, che ci circondano oggi.
Franco Ferrarotti, è difficile parlare di futuro tenendo presente la situazione di oggi, ma è difficile, ma è comunque necessario. E noi ci troviamo qui per ricordare l'uscita programmata da Marietti, l'editore che quest'anno festeggia un anniversario importante, 1820-2020, un anniversario molto molto importante. E allora ha ideato questo progetto chiamato Parole in Viaggio, lezioni per il bicentenario. Ovviamente queste parole in viaggio sono tutte quante ferme, per così dire, in valigia, riprenderanno appena sarà possibile. Lei avrebbe dovuto incontrare il pubblico romano Franco Ferrarotti per raccontare la parola futuro, ovviamente, ma dentro la sua opera quasi omnia, no? Quasi, forse più di 5.000 pagine dedicate alle sue riflessioni. Sono molto grato alla Marietti, la casa editrice Marietti. Pensi che quando mi è stata proposta questa loro idea, che a me sembrava del tutto irreale e quasi pazzesca, io subito ho detto di sì, perché c'è stata una fase durante la guerra in cui da Torino, dove era stata fondata la Marietti, si era spostata, era stata trasferita a Casale Monferrato, quasi dalle mie parti, perché io sono nato non lontano da Casale, a Palazzo Vercellese, lungo il Po, con le colline davanti, Cantavenna, Camino, Tagliaferro, Mombello, e queste Zenebretto, queste grandi, come un grande sipario calcareo con le industrie del cemento, e poi dall'altro invece le risaie, no? Le grandi risaie, questi specchi lividi la mattina così contro il cielo che riflettono le nuvole, le risaie. Ebbene, io devo dire che ringrazio, sono grato e addirittura quasi incredulo che la Marietta abbia avuto, ma questo che cos'è? È un contributo al libro, lasciamo perdere, non voglio solo pensare, certo sono i miei lavori, sono il vissuto e il teoretico che ho cercato di riunire per ricavarne, direi addirittura spremerne un significato vitale, ma è il libro, oggi la cultura del libro è in crisi. Oggi la logica della lettura sta perdendo colpi rispetto alla onniavvolgente logica dell'audiovisivo, ma è fondamentale la lettura, perché proprio la lettura, una parola dopo l'altra, una riga dopo l'altra, un paragrafo dopo l'altro, la solitudine e il silenzio che richiede la buona lettura in profondità, è proprio la lettura rispetto all'audiovisivo che ci dà la possibilità di ricomprendere, afferrare il significato della presenza umana nel mondo. L'audiovisivo ha i suoi meriti, certamente, ma è fondato sull'immagine sintetica, non è analitica come la cultura, la logica della cultura. La logica dell'audiovisivo è fondata sulla immagine sintetica, che ha un potere ipnotico che ti colpisce e ti rapisce a te stesso. E la comunicazione elettronica oggi dominante, infatti, è responsabile, a mio avviso, a mio sommesso parere, è responsabile per la grande emotività che fa agio sulla razionalità, la grande emotività di oggi, e quindi anche la portata, quindi la incapacità di vivere il presente desiderando e progettando il futuro, nello stesso tempo, tornando alla pagina stampata. È vero, Socrate aveva ragione, lo dice nel Fedro, Platone lo scrive alla fine del Fedro, ha perfettamente ragione, certamente Socrate, se io interrogo la pagina stampata, scritta, dicevo scritta, la pagina scritta tace maestosamente, ma è in questo silenzio, il silenzio della parola, della pagina, c'è tutta l'ermeneutica, in questo silenzio c'è la grande saggezza umana che forse può giustificare la nostra presenza nell'universo. Franco Ferrarotti, questo libro, anzi questi sei libri, oltre 5.000 pagine, dicevamo poco fa, sono scritti autobiografici che rappresentano la quasi totalità di ciò che sì, è il suo pensiero.
Lei ce li può raccontare per i nostri ascoltatori, i prossimi lettori. Ecco, in che cosa consiste questo viaggio all'interno dello studio della sociologia e della sociologia moderna? Perché qui l'aggettivo moderno per Franco Ferrarotti è un valore importante, legato pur sempre all'inizio della sociologia, perché Franco Ferrarotti ha dato veramente uno sguardo, ha dato uno sguardo nuovo alla sociologia. Sì, le dirò. Io ero un ragazzo di campagna molto goffo, io vengo da lontano, vengo da un'epoca in cui non c'era luce elettrica nelle stanze, ma c'erano le lanterne a petrolio, e l'inverno nel Vercellese, l'inverno stagione nebbiosa, la nebbia, il freddo, il luogo più caldo e più bello era la stalla, lì si raccontavano le storie, eccetera. Ma quando poi all'università incontrai Bagnano mi voleva per filosofia come assistente, io non volevo sociologia. E perché? Perché non c'era, perché quella natura di Bastian Contrario che mi ha sempre in qualche modo guidato, di outsider, di fuori dal non c'era. Ma perché non c'era? Questo è interessante. Ma perché era stata abolita, eliminata? Alla fine dell'Ottocento c'erano moltissimi prolifici e canori, potrei dire, sociologi in Italia, ma insomma, da Filippo Cade a Savorgnan, a Rodolfo Benini e poi a Fausto Squillà, cioè poi l'unica eccezione era noto fra quelli, no, l'unica eccezione nota fra quelli che è rimasta è Vilfredo Pareto. Ma quando Pareto dice all'Università di Firenze di poter chiede di poter fare un corso non remunerato, non retribuito di sociologia, glielo proibisco, lui finisce infatti poi a professore di economia, però insegna sociologia, scrive il grande trattato di sociologia a Losanna. No, ma è perché sociologia? Vede, perché Croce la definiva l'inferma scienza, da proscrivere, non avere, capace solo di pseudoconcetti, il poveretto, ma non sapevano che in fondo una vera scienza ha da essere inferma, ha da essere sempre consapevole dei suoi limiti, altrimenti cessa di essere un'impresa conoscitiva critica e diventa un dogma, si erige in dogma, cioè in antiscienza, nega se stessa. Io quello che trovavo nella sociologia, fin da giovanissimo, in Francia, in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, io trovavo nella sociologia questa natura duplice che già è presente nel nome sociologia, un nome metà greco, metà latino, e cioè una natura direi ibrida, che ha l'ambizione straordinaria di riuscire a capire il vissuto e a tradurlo in teoretico. Parte dalla opinione ordinaria, alla conoscenza ordinaria, all'opinione comune, e alla grande ambizione di tradurla in una proposizione scientifica intersoggettivamente vincolante. E quindi contro tutte le mitologie, contro tutte le ideologie, a favore di che cosa? A favore di una conoscenza razionale o quantomeno ragionevole dei problemi e delle questioni che si aprono di fronte all'umanità. E quindi la sociologia in questo senso oggi è più che mai necessaria per comprendere come nella stessa sofferenza tragica, tremenda, che noi vorremmo tutti i costi evitare, in questa sofferenza c'è la possibilità di riaprire il discorso sulla modalità di sviluppo dell'umanità, sulle disuguaglianze sociali che stanno emergendo, sul bisogno di solidarietà, perché nessuno si salva da solo. La sociologia, non come scienza della società in generale, come hanno ritenuto i primi sociologi, no, la sociologia come scienza della interconnessione e quindi del reciproco condizionamento dei vari aspetti del sociale. Questa è la grande. Lei pensi per esempio Max Weber, che oggi ricorre il centenario, è morto tra l'altro per un'epidemia, l'epidemia detta spagnola nel 1920, dopo la prima guerra mondiale. Max Weber muore, e cosa ci lascia? Cosa ti dice Max Weber? E voi
I puritani, i protestanti, i calvinisti si comportavano bene, frugalmente, vivevano da poveri benché fossero ricchi, risparmiavano, reinvestivano per avere che cosa? La salvezza eterna nell'altra vita, dopo la morte. E intanto, senza saperlo, costruivano le grandi banche svizzere. E il nostro è Durkheim, il francese, mi Durkheim, il suicidio è un atto, è chiaro che è un atto individuale, ma niente affatto, è in correlazione significativa con la solidarietà sociale e con il senso della comunità. Se c'è poca comunità, se in fondo l'individuo si sente solo e disperato, quindi il legame sociale è venuto meno, è corroso, non ha più senso, l'individuo toglie, alza la mano contro di sé, si toglie la vita, si libera della vita. Questa è la sociologia, è oggi lo strumento che forse, senza troppe ambizioni, senza la pretesa di offrire ricette terapeutiche universali, questa è cosa che si fa soltanto, si faceva nelle fiere di paese, no? Lo sciroppo che faceva bene a tutto. No, non è questa. La sociologia è semplicemente un atto di presa di coscienza del legame fra il vissuto e il teoretico. Perché la sociologia in sostanza è scienza della società e quindi sarà pure una scienza inferma, per usare un termine crociano, ma in ogni modo è una scienza che muove partendo da un'analisi per arrivare al dubbio e poi a una sintesi di proiezione sul futuro. Sì. Perché la sociologia è veramente attraversata, è continuamente attraversata dalla parola passato, presente, ma tutto rivolto sempre al futuro, perché la sociologia è una scienza che risponde a un tentativo. Addirittura lei ha perfettamente ragione, addirittura soprattutto la sociologia sistematica dei fondatori, Kuhn, Spencer e tutti gli altri, compreso Durkheim naturalmente, e anche il nostro Pareto, devo dire la sociologia ha indubbiamente ceduto poi in questa ansia di progresso al mito del progresso, al futuro come progresso garantito, cioè al futuro come progresso in quanto fatalità cronologica. Oggi, dopo due guerre mondiali che hanno un solo significato, il suicidio dell'Europa, noi oggi sappiamo che il progresso non è garantito, che dopo fasi di progresso la storia può conoscere regressioni spaventose e tragiche, come quelle del fascismo e del nazismo verso la metà del secolo scorso, quindi molto recentemente. Noi oggi sappiamo un'altra cosa fondamentale, se mi permette gliela dico. Prego. Glielo dico subito, la sociologia, che è una scienza come le altre scienze, quindi una scienza limitata, una scienza che deve essere sempre animata dal dubbio, però le scienze si distinguono, e tutti lo sanno, in base al loro oggetto, no? La biologia, la fisica, la matematica, grande scienza astrattiva, no? La sociologia, l'oggetto della sociologia non è un oggetto, è una persona, e quindi la vera sociologia è quella sociologia che raccoglie e cerca di comprendere il significato e collega all'ambiente le storie di vita, la storia di vita, non la sociologia soltanto, che pure è importante in una prima fase, la sociologia come analisi statistica sociale, vero, dei contesti, benissimo, questo va fatto, come la demografia, molto bene, come oggi si fa per esempio con i contagiati, con i decessi, benissimo, la curva statistica, molto bene, ma non basta questo. La storia di vita, la sociologia come raccolta delle storie di vita che riesce a porre il problema dell'individuo come tale, in quanto biografia, in quanto testo, rispetto al contesto. Testo e contesto. Il
contesto è un dato oggettivo che pesa sulle storie di vita, su vari testi, ma il testo lo si può comprendere veramente soltanto in rapporto dialettico con il contesto, e questa è veramente la fase presente della scienza sociologica. Però perché ci sia, questo, diciamo, ma non per questo buttar via pseudoconcetti, ma sono importanti, è una scienza, tutte le scienze, e per non cadere nella dogmatica dello scientismo, tutte le scienze hanno da considerarsi inferme allo scopo di non erigersi come dogmi e quindi contraddire e negare se stesse. Se ho ben compreso le sue parole, Franco Ferrarotti, siamo dentro un sistema che ci chiede una solidarietà umana, economica, politica, culturale, intellettuale, sociologica, quindi la parola solidarietà attraversa tutte quante le nostre vite, ma questa parola, e qui riprendo uno dei temi che sicuramente sono altro che ben presenti nella sua mastodontica opera, vale a dire il pensiero di Vilfredo Pareto, che elaborava il concetto di elite. Ora, tutti i discorsi della solidarietà sono importanti, ma devono essere altra cosa dal concetto di elite. Certamente, noi stiamo muovendoci, e questo è certamente uno dei dati straordinari del nostro tempo, stiamo muovendoci verso una situazione in cui c'è il rischio che una ristretta elite che ha i mezzi tecnici per prendere le sue decisioni le prenda, direi, nell'ignoranza generale di una grande massa, e questa era in fondo la preoccupazione di un grande studioso come Elias Canetti nel suo libro Massa e potere, vero? Cioè, questo rischio c'è sempre, il rischio della tirannide che può addirittura mascherarsi in termini scientifici, con una maschera scientifica, però c'è un'altra possibilità, proprio quello che io vado a volte criticando, le ricadute sociali, le ricadute psicologiche individuali, proprio i nuovi mezzi di comunicazione, proprio lo stesso scambio che oggi avviene tra studenti e docenti solo attraverso la televisione, e qui non è più il caso di porre il dilemma che ancora un nostro grande studioso, romanziere, giornalista, uomo di multiforme ingegno come Umberto Eco, la questione non è più, il dilemma non è più fra accettarsi e considerarsi apocalittici, cioè critici, catastrofici, oppure integrati. Ossia, no, il problema vero è di usare i nuovi strumenti in maniera critica, avvertita, a favore della grande maggioranza e non di piccoli gruppi. E qui mi lasci dire, qui c'è una grande lezione proprio in questa crisi. Noi riprenderemo, credo che a un certo punto si tornerà al lavoro come sempre, sarebbe un errore non tener conto del grande insegnamento delle sofferenze di questi giorni. Cos'è questo insegnamento? Primo, non bisogna più ammettere alcun delirio di onnipotenza tecnologica. L'abbiamo già detto, la tecnica è importante, è un valore, ma strumentale, non è un valore finale. Qual è il valore finale? Tornare a lavorare, tornare negli uffici, nelle fabbriche, nelle campagne, tornarci con il senso di dover costruire una umanità diversa, che abbia riscoperto un fatto fondamentale, ce lo insegna il virus di questi giorni, la fondamentale consapevolezza che esiste una sola grande famiglia umana, composta di esseri che arrivano per una volta su questo pianeta, quale che sia il colore della pelle, la forma degli occhi, sono esseri umani, uomini e donne, e come tali, proprio solo come tali, in base a un diritto di umanità di cui sono titolari dal primo vaccino, come tali, questi esseri umani vanno tutti, perché siamo tutti
questi migranti vanno accettati, riconosciuti e accolti. Franco Ferrarotti, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questo momento? Sì. Oh, guardi, le dirò la verità, sto leggendo quello che scriveva su Nietzsche un fiorentino straordinario, Mazzino Montinari. Cosa ha detto Nietzsche? Con una mirabile introduzione di un nostro studioso che si chiama, un filosofo, si chiama Giuliano Campioni. Questa è la mia lettura e ciò che mi accompagna in queste ore. Poi subito dopo, direi, di rinforzo, sto scrivendo Dal dualismo platonico alla conoscenza partecipata. Ed è un viaggio straordinario che ci porta di nuovo dal pensiero di Platone al presente di oggi per arrivare al futuro. Bella la citazione di Mazzino Montinari, lo ricordiamo, il germanista che era anche, filosofo. Insieme con Giorgio Colli, Mazzino Montinari ha dato con grande stupore da parte degli stessi tedeschi, dei francesi, tutti gli studiosi di tutto il mondo, ci ha dato l'edizione critica, integrale e veritiera delle opere di Nietzsche, un gran, non solo filologo, ma anche filosofo, storico, stupendo, e naturalmente ritenuto, giustamente d'altra parte, uomo difficile, uomo non facilmente contentabile, uno che non amava, come diceva il mio carissimo, indimenticabile amico fraterno Cesare Pavese, non considerava in fondo l'umanesimo, le grandi conquiste dell'umanità, come delle poltrone su cui stravaccarsi. Grazie davvero Franco Ferrarotti per il tempo che ci ha dedicato, partendo dalla parola futuro e andando a incontrare la sua ultima pubblicazione da Marietti Editore, ovvero le opere in 6 volumi che saranno presentate prossimamente, perché le parole in viaggio ritorneranno in viaggio in qualche modo, perché ovviamente non io sono... Io la ringrazio, il futuro ci darà la possibilità di presentarle a tutti, perché in fondo noi non scriviamo per l'attimo fuggente, pensiamo e cerchiamo di scrivere per un futuro che ancora ci aspetta con il suo bello pulsante cuore antico. Grazie a lei. E questo è un grande valore di testimonianza che ci ha lasciato questa conversazione. Grazie davvero Franco Ferrarotti, a presto. Grazie.